disegni, come li conservate? Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un tutorial che penso possa essere utile a tutti i disegnatori e gli acquarellisti e coloro che dipingono o disegnano sulla carta con le varie tecniche che seguono Arte per te. Oggi voglio spiegarvi come conservare i vostri disegni all'interno di carpette passepartout che fungano sia da vani di conservazione, quindi per mantenere i vostri disegni sempre ben puliti, dritti e ben conservati, e in secondo luogo che li rendano facili da trasportare anche quando dovete portare magari i vostri lavori a farli vedere, che ne so, presso un gallerista, per una mostra. Sono già pronti, basta metterli sul cavalletto e sono già montati per andare in mostra. Oggi infatti vi insegno a montare i disegni su passepartout. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere subito come si fa. Ed ecco l'occorrente per preparare i nostri passepartout. Allora, innanzitutto dello scotch carta, una matita, un tagliabalsa, una gomma, due appendini. Questi sono facoltativi, a seconda che voi vogliate usare questo modo di proteggere i vostri disegni e di adornarli, diciamo così, di contornarli anche per esporli. Se dovete tenerli così solo in carpetta non c'è bisogno. Riga e squadra. Un foglio di acetato abbastanza grande, l'opera da dover incorniciare, diciamo così. Questa è la mia bomboniera di matrimonio, un'incisione, infatti l'abbiamo fatta sia io che Gabriele, è la nostra chiesa dove ci siamo sposati, è un'incisione acquarellata a mano. E poi del cartoncino, un Bristol o un retroalbum, quindi ho preso un po' di cartoncino Bristol in cartoleria, costa pochissimo, c'è di diversi spessori, a seconda di quanto lo prenderete spesso, più resistente e coriacea sarà il vostro passepartout. E occorrerà anche del cartoncino. Io qui ho un Canson abbastanza spesso, il cartoncino comune che trovate in cartoleria. Ne avrò uno crema e uno bianco che non vi sto a far vedere qui per questioni di ingombro, quindi un cartoncino della grandezza che occorrerà per il vostro passepartout. Andiamo a calcolare le grandezze del passepartout. Cominciamo subito. In primis misuriamo la parte dell'opera che vogliamo rimanga in evidenza. Io penso di far sbordare la mia opera di almeno un centimetro a destra, opera tra virgolette, almeno un centimetro a sinistra, e idem al di sotto della firma e al di sopra. Le mie misure saranno 20x14, a cui dovrò aggiungere il margine del passepartout. Il passepartout viene bello se largo almeno 8 cm, 8, 9, 10 cm in crescendo, a seconda della grandezza naturalmente del vostro disegno. Quindi a queste misure dovrò aggiungere 8 cm a destra e 8 cm a sinistra, quindi i 20 diventeranno 36, mentre in alto e in basso i 14 diventeranno 30. Quindi il nostro passepartout finale dovrà essere desunto da un cartoncino che sia largo 36x30. Non da uno, meglio da due, potete farlo anche contornato da tre cartoncini, perché io modificherò l'ampiezza dell'apertura interna del cartoncino a creare dei diversi tipi di gradino che diano appunto i diversi spessori del passepartout. Ma andiamo per ordine, intanto ricaviamoci almeno due cartoncini 16 cm più larghi del nostro disegno e 16 cm più alti del nostro disegno. E della stessa grandezza tagliate anche il cartoncino Bristol che servirà da base su cui poggiare tutta la struttura. Sfruttando i bordi tagliati a squadra del cartoncino avremo sicuramente qui un angolo retto certo, perché i cartoncini sono tagliati bene a squadra quando sono nuovi, quindi vi consiglio sempre di cominciare da un cartoncino nuovo. E prendiamoci subito le misure, che devono essere 36. Quindi prenderò 36 da una parte per 30 con la squadretta poggiata così a squadra. Tracciamo una linea dritta in modo che da questa potremo desumerci gli altri 30 cm. E adesso uniamo
i due punti superiori e avremo creato la grandezza del foglio che desideriamo. Di questi, vi ricordo, ne dobbiamo fare due. Andiamoli a tagliare. Ok, e liberate i cartoncini piano piano senza strapparli. Facciamo la stessa cosa anche col cartoncino Bristol. Un altro modo per non prendere tante misure, se no, è tagliare da principio il Bristol e poi sull'orma di questo, dopo essersi assicurati che il cartoncino sia tagliato a squadra, ricalcarne la forma su un altro cartoncino e ritagliarla da così. Così prendiamo le misure una sola volta e il resto viene da sé. Certo, se le prendiamo male verranno tutti fatti male. Ok, dopo aver tagliato i vostri due cartoncini, io ne ho il numero 1, quindi quello più esterno color crema, e quello più interno bianco, perché il bianco accanto al disegno fa risaltare il soggetto più di qualsiasi altro colore. Quindi se volete dare una maggiore importanza al disegno che non a tutto il confezionamento, mettete passepartout anche solo bianchi uno sull'altro, vedrete che saranno bellissimi. Se invece volete dare anche un aiuto con il colore, aggiungete un colore che richiami l'opera stessa, in modo che l'occhio non si distragga ma che nello stesso tempo sia tutto ben contornato. Adesso sul retro del cartoncino tagliato a squadra prendiamo i centimetri di disavanzo, quindi gli 8 che avevamo calcolato all'inizio, perché da questi dovremo creare la finestrella al centro per dare lo spazio al nostro quadro di uscita. Quindi 8 da una parte e 8 dall'altra. Io dico 8 perché il mio passepartout sarà largo 8, voi fate la misura che avete preventivato. 8 da questo lato, vedete che il mio cartoncino è anche sgualcito dietro perché il mio è un cartoncino che sto riciclando. Per fare i passepartout effettivamente usare cartoncini nuovi è un vero peccato, quindi se ne avete da riciclare sfruttateli così. Uniamo i punti sempre dal retro, voilà, e ritagliamo questa finestra. In questa operazione siate il più precisi e netti possibile. Ok, fatto il primo foro, proviamo come sta la nostra immagine in mezzo. Perfetta. Ok, io voglio proprio che sia così. Guardate come già il disegno con solo il primo dei passepartout rimane inquadrato benissimo e viene a risaltare. Adesso però io voglio che il passepartout che metterò sopra questo sia leggermente più ampio, in modo che mi lasci un mezzo centimetro di bianco e poi lo copra con il suo colore giallo. E allora, se qui abbiamo preso 8 centimetri, adesso dai laterali per quest'altro dovremo prendere 7 centimetri e mezzo. E voilà, anche il secondo passepartout è pronto. Andiamo a montare il tutto. In questa fase avremo bisogno anche delle forbici, se non lo strappate con le mani, e dello scotch di carta, nonché alla fine, se vorrete, degli appendini. Ma andiamo per ordine. Ok, cominciamo subito ad assemblare tutti i nostri passepartout sulla nostra opera d'arte. Innanzitutto montiamo il primo passepartout sul secondo passepartout. Vi consiglio sempre di rifilare una volta che lo avete fatto e lo avete fatto con le giuste misure, vi consiglio di accorciare di qualche millimetro il passepartout che va in basso, in modo che non arrivi esattamente a margine come l'altro. Accorciate leggermente ad occhio un margine laterale e il margine inferiore. Dopodiché su di questo, su quello che va giù, mettiamo dello scotch carta arrotolato. Io uso lo scotch carta arrotolato e non la colla, perché lo scotch carta dà proprio lo spessore necessario affinché i passepartout stiano leggermente distanti l'uno dall'altro, in modo tale da creare anche quella chiaroscuro che serve e dà profondità alla nostra opera incorniciata. E adagiamo sopra l'altro passepartout. E voilà! Benissimo! A questo punto prendiamo, giriamo il nostro passepartout, prendiamo il nostro foglio di acetato e fissiamolo.
E voilà! Il nostro, la nostra cornice col finto vetro, diciamo così, è bella e pronta. Adesso centriamo il disegno, centriamolo dal davanti, quindi voltiamolo sul retro senza muoverlo e fissiamolo ai quattro angoli con pochissimo scotch. Ok, adesso siamo pronti per dare solidità a tutto mettendolo e fissandolo sul nostro cartoncino Bristol. A questo punto qui dobbiamo essere generosi di scotch. So che vi starete chiedendo perché non sto usando uno scotch biadesivo, ve lo spiego subito, perché lo scotch di carta si rimuove con estrema facilità, a differenza di tutti gli altri scotch di plastica, questo, se tolto con molta calma, non danneggia minimamente le vostre opere, i vostri disegni. A questo punto poggiamo il nostro disegno. Partiamo sempre da un margine, posizioniamo il tutto ben bene e tac. Ed ecco qui la nostra opera bella e incorniciata, pronta per essere messa in bella mostra in qualsiasi esposizione. Come vi dicevo, gli strati di Passepartout possono essere anche 3, anche 5. L'importante è che il bordo esterno sia sempre gradevole a vedersi, quindi in caso allargate la proporzione. Questo adesso, ultimo passaggio, facoltativissimo. Non facoltativo di più, facoltativissimo, per mettere in carpetta ben bene i nostri disegni. Alla fine possiamo aggiungere questi attacchini che in caso di esposizione potrebbero tornarci utili per appendere con semplicità le nostre opere. Li tiriamo fuori, quindi attaccateli sempre a margine in caso li tiriamo fuori, e attacchiamo le nostre opere. Vedete, ha tipo il vetro che poi è acetato, è protetto, è pulito e può essere maneggiato, osservato, palpeggiato senza che ogni volta ci venga un infarto multiplo. E adesso vi lascio alle foto e noi ci rivediamo dopo. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Avete visto? È semplicissimo, ma spesso alle cose semplici non sempre ci si pensa. Io conservo sempre così i miei disegni, è un modo pratico. L'unica accortezza è semplicemente quella andare a controllare lo scotch carta di anno in anno e sostituirlo, perché voi sapete che sennò il mastice, il collante, potrebbe lasciare la traccia sul retro del disegno. Detto ciò e fatto questo, i vostri disegni saranno al sicuro, protetti da qualunque tipo di pericolo esterno sotto il foglio di acetato e all'interno appunto della carpetta che così avrete approntato, e saranno facilmente visionabili e apprezzabili in tutto il loro splendore da chiunque voi voleste farli visionare. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se è così, mi raccomando, un bel pollicione in su e lasciate qui sotto tanti tanti commenti a cui io mi diverto a rispondere. Voi lo sapete, rispondo sempre a tutti, e mi spiacerebbe se con l'avvento del periodo estivo mi lasciaste sola davanti al mio PC. Mi raccomando, seguite sempre Arte per Te, perché Arte per Te continuerà la sua programmazione lungo il corso di questa, speriamo, caldissima estate. Noi ci rivediamo al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Arrivederci, vi voglio bene!